Un cordiale saluto a tutti i lettori di Reggio nel Pallone. Come sempre, nell'avvicinarci a un nuovo confronto della regina, noi partiamo dalla storia più recente. La storia più recente è quella di settimana scorsa, in quel di Cittadella, dove gli Amaranto hanno fatto uscire per la prima volta il segno X. È un segno X da 0 a 0 ed è un segno X da 0 a 0 che esce per la seconda volta in questo campionato, la prima volta fuori casa. Dunque, tutta un'entrata e uscita di prime e seconde volte. Certo, portiamo un punto importante con la consapevolezza che i problemi sono A, molti, e B, non certamente di veloce risoluzione. Per esempio, è grave la malattia del peggior attacco, è molto grave la malattia della difesa migliore, solo quella della Juve, da quella della Juve Stabia, è molto grave la malattia di un solo gol fuori casa in 720 minuti, contando anche Vicenza-Regina dello scorso anno. A proposito, Vicenza-Regina dello scorso anno, quello che valse per la salvezza fu arbitrato proprio da Barracani, che, come diremo da qui a un po', è l'arbitro del confronto con lo Spezia. C'è, come dire, una nota positiva, certamente un grande Lucioni, c'è una nota positiva, uno Strasser migliore di se stesso rispetto quindi alle sue più recenti esibizioni. Castori ha fatto un solo cambio e in questo modo in classifica, diciamo così, tra virgolette, si va ad affiancare a Bergodi, l'altro allenatore che ha fatto un solo cambio in una partita. Di Michele a quota 96 affianca Amoruso nelle presenze all time di IB. Ma attenzione, interessante è seguire il trend della media punti Amaranto, perché ci dice molte cose. Nelle prime giornate la media punto era buona, 1,5, nelle prime 5 giornate. Tra la quinta e la decima è scesa a 0,6, breve, come dire, piccolo segno di miglioramento, 0,8 dalla decima alla quindicesima. Non serve molto tempo per parlare della storia di questo confronto. I Liguri sono a Reggio per la seconda volta dopo l'1-1 dello scorso campionato. Era l'esordio di Cagni che, come tutti ricordiamo, aveva sostituito sulla panchina Spezzina Azzori. E in quella partita è da ricordare il clamoroso palo colpito da Gerardi, che si divora il gol del vantaggio non correggendo in rete una respinta dopo un tiro di Campagnacci. E dobbiamo dire che quel palo, quel gol divorato da Gerardi, non ha poche responsabilità rispetto a quello che successe qualche settimana dopo a Davide Dionigi. Lo Spezia è undicesimo in classifica con 20 punti, un perfetto equilibrio, 5 vittorie, 5 pareggi, 5 sconfitte, meno 3 il bilancio delle reti fatte subite, 14 a 17. Ha un certo calo di rendimento, passa dal 40% dei punti nelle ultime 5 partite al 33% delle ultime 3. Il momento migliore della stagione, dalla quinta all'undicesima, 7 risultati utili consecutivi. Ma com'è lo Spezia quando lascia la Liguria? Ha conquistato 8 dei 20 punti, non segna fuori casa da 215 minuti, l'ultima vittoria a Terni il 24 settembre, molto recente la sconfitta a Siena, il 17-11, subisce gol ininterrottamente dalla giornata numero 8, quindi 12 gol in 8 partite. Il capocannoniere ha una situazione straordinaria, è il fortissimo ed imprevedibile Ebagua, 6 gol con 2 rigori, poi il resto sono è un gruppo di giocatori da un gol, solo un rigore contro. Ci sono due ex, Lucioni con lo Spezia, una promozione dalla C, 31 presenze ed un gol, Gentili con lo Spezia, pensate, una presenza e un gol a Lanciano. Gli allenatori, mai Castori contro Stroppa, Castori contro lo Spezia 9 volte, una vittoria, 6 pareggi e 2 sconfitte, mai la regina contro Stroppa. E veniamo al signor Leonardo Barracani, che è l'arbitro
della contesa al granello. Con lui ci sono il signor Baracania di Firenze, ed è una vecchia conoscenza della regina. Con lui ci sono il signor Marco Bolano di Livorno e il signor Giorgio Peretti di Verona, il quarto uomo, e il signor Illuzzi. In Serie A 10 volte quest'arbitro, il signor Baracani, dal 24 maggio 2009, però pensate, l'ultima volta il 25 marzo 2012, Atalanta-Bologna. Possiamo dire dunque che è fondamentalmente un arbitro di Serie B, tant'è che al Granillo sarà la 109esima, passatemi il termine, fischiata dal 30 agosto 2008 Ascoli Vicenza, allenatore Vicenza era Gregucci. Soltanto 7 volte in questa stagione arbitrato, in questa stagione mai la Spezia, mai lo Spezia e mai la Regina. Invece la Regina è stata arbitrata in assoluto 10 volte, 5 vittorie, 3 pareggi, 2 sconfitte, 6 volte a Reggio, 5 vittorie, 1 pareggio. E in Regina Varese lo ricorda particolarmente Adesio perché al 37° minuto venne espulso. Con lo Spezia non ha mai pareggiato perché 2 volte ha vinto e 2 volte ha perso.